Esperimento numero 2 del essere figa alle 6 del mattino, oggi veramente miracoli. Allora, devo fare super velocissimo perché ovviamente oggi sono più in ritardo di ieri perché è lunedì, nonostante che sia lunedì, ma comincio sempre con un altro spirito. Il martedì ovviamente sono stanca morta e quindi ciao belli. Ti saluto, arrivederci ragazze. Riuscire a essere un po' arzillotti diventa un grosso problema. Allora, correttore, solito, niente di che. Anche oggi uso la visitina questa qui di Kiko, quella nuova che ho comprato, che la sto testando. E mi sta piacendo veramente tanto. Il terzo giorno oggi che la uso e vi devo dire che non è niente 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 male. Tra l'altro si sposò benissimo con le dita e mi ricorda tanto, tantissimo, una delle primissime BB cream che avevo comprato della L'Oreal, che era bianca così e dentro aveva delle micro particelle di pigmento che era come se fossero delle microcapsule che poi andavano a rompersi quando voi le mettevate su. Poi metto la solita cipria, quella, la banana, quella di Leclerc al solito, che tra l'altro è una cipria a base naturale che è stata inventata da questo signor Leclerc perché sua moglie aveva dei problemi di pelle e lui ovviamente era un chimico, gli ha creato una cipria ad hoc proprio per lei che aveva dei problemi di pelle, quindi immaginatevi che figata deve essere. Poi blush stamattina andiamo sempre al solito, finisco sempre su questa palette qua perché alla fine è quella che mi dà più soddisfazione. Un giorno che finirò questi blush sarò in lutto perenne perché ok, se sentite dei rumori sono i mici perché questo è il momento del risveglio. Poi metto un po' di questo che è il blush illuminante, quello là di V7, il solito che metto quando è estate, per dare un po' di luminosità, perché ragazzi, cioè, sto arrivando all'ultimo giorno prima delle vacanze, proprio alle super cozze, sto cominciando a non reggere più niente, sapete, niente, il nada de nada, ecco, uguale, 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 cioè neanche, poi, solito primer, quello che mi piace tantissimo, non so come mi truccherò oggi, ma adesso invento qualcosa. Vabbè. Userò i pressati questi qua di, come si chiamano, di Colourpop, che sono i miei ombrettini preferiti, quindi prendo il rosa, questo qua che mi piace da impazzire, cioè sono, mamma mia, sono, questi sono stati veramente l'acquisto più figo che ho fatto, uno degli acquisti più fighi che ho fatto quest'anno come make up. La qualità è altissima, la scrivenza è ottima e sono proprio una figata. Poi nella piega uso questo che è un pesca con delle pearlescenze, molto molto bello anche lui. E è un attimo, cioè voi ve lo mettete su e lui immediatamente vi va a vestire l'occhio, è incredibile, cioè nella piega è qualcosa di fenomenale. È veramente un ombretto pazzesco. Poi
Subito sotto ci vado a mettere questo, che è un violettino, più sotto quello, e concentrandomi sulla parte finale dell'occhio, perché voglio dare proprio una sfumatura glicine. E poi prendo questo pennello qui a penna e uso l'ultimo colore, che è questo, che è un berry uva, chiamatelo come vi pare, lo metto nella parte finale dell'occhio e lo intensifico un po', perché questo è proprio un colore che mi piace proprio tanto che si veda, perché è un colore bellissimo, è un colore, io è un colore goloso, io li chiamo colori golosi, no? Perché sono quei colori che mi fanno venire in mente cose buone da mangiare, l'estate, i gelati, queste cose qua. Quindi faccio una bella V, lo sfumo verso l'esterno fatto. Perfetto. Se la mattina nella corsa, a volte fate magari degli errori sulle sfumature, non vi preoccupate, prendete il pennello del correttore e ci ripassate sopra, cioè ci fate un lavoro di pulizia ed è un attimo. Poi prendiamo questo blu, questa nera, la solita matita nera, facciamo proprio una. Facciamo proprio una riga sottilissima all'attaccatura delle ciglia. Poi beh, non è sottilissima, ma va bene. Ne metto un po' anche sotto. Così. Piego le ciglia. E poi vado a mettere il mascara viola di Kiko, che è quello che ho messo anche ieri, perché mi piace veramente tanto. Questa ombreggiatura viola alle ciglia mi dà una soddisfazione incredibile, avere le ciglia ombreggiate di viola. Lo so che tu vuoi dire, te lo vedi soltanto tu, però in realtà è una figata pazzesca. Cioè, è incredibile. A me ormai i mascara colorati piacciono un sacco. Ieri, tra l'altro, sono andata da NYX a vedere se c'era. Avevano un'offerta sul sito un mascara colorato viola. Lo volevo comprare e poi mi sono accorta che il negozio costava di più. Boh. Ok, trucco finito. Oggi prima di ieri, forse 9 minuti e 20. Adesso vado a prendere il treno che sono in ritardo.